Ruffini, Parco Ruffini con la pioggia. Parco Ruffini, lei ha detto andiamo in collinetta e si è messa a piovere. Sì, ci vuole, vuole un bel tuono. Guardate che bella la nuvola sopra di noi. Sorridi per la telecamera. Mamma che bella sorrida, mamma. Vuole un tuono. Guarda, si sta aprendo un buco nel cielo. Ma va, si sta aprendo un buco nel cielo. Sembra un delfino. Se uno vede il delfino, non lo sai. Sì, lo vedo. Poi è un po' storto. Facciamo, ecco, facciamo il video al parco. Un video. Il video al parco, sì. Vuoi fare un video al parco? Tutto un video log. Allora, date la potenza di questa povera disgraziata che vuole andare al mare. Ma ogni volta che lo dici... È un po' caldo. Ogni volta che poi il vento... Amore, perché gioco con la mia borsa? Non è aperta, era così. Sì, devo chiuderla. No, comunque. Bambini sottofondo. Io comunque, mi rileggo i capelli con la mollettina dovete perché... Dovete dargli la potenza di andare al mare. Perché questa disgraziata ogni volta dice al mare e oh, piove. Muovo il vento, che bello. E piove. Adesso mi muovo vestito. Così lo faccio vedere in video. Andare al mare. Io volevo però il vento. Ah, che bello il vento. Andiamo sulla collinetta e si mette a diluviare. Adesso siamo a reggere. Ieri pensavo al mare. Ieri andiamo al mare, sì. Vado a vedere le previsioni meteo. Oh, il vento. Previsione meteo faceva schifo. Solo oggi e ieri era bello. Ciao, oggi, culo. Non so fino a che punto. No, vabbè, però dico se a Genova, buonanotte, in Liguria era bello. Il weekend era tutto bello. Sfiga, siamo sfiga. Beh, già solamente perché hai detto collina. Adesso non siamo nella collina. Siamo solo i bambini dietro. Se vuoi. No. Che poi, ma l'ho rotta. Mancano due dentini. Sei tu che... Aspetta, mamma, me la metto qua. Non mi serve, la prendo. Facciamo il video log al parco. Poi c'ho dei capelli che non mi sono manco pettinati perché erano con l'elastico prima. Se voglio prendano aria anche loro. Non pioggia. Non dire pioggia, sennò veramente va. No, che vi dico pioggia, no, quando dico collina, mare. Quello che qua al parco c'è tanta gente. Troppa gente. C'è troppa gente. Ma comunque. Peccato che non posso ruotare la telecamera perché una volta si poteva fare. Che vanno in bici. Allora, tu sono tutti in bici, monopattini. Giocatori di calcio. Vedete che ci vedo, ci vendono per falso. Io nei miei video mangio proprio le gallette. Allora, mettiamo una petizione di non fare mangiare più le gallette a star. No. Allora di non guardare più Netflix. No. Le gallette Netflix sono sacre. Buona parità. Era buono il panino. Ho mangiato il mio tramezzino salmone. Era buono. A me non piace, perché se stiamo bene la telecamera è meglio così. Se un bambino mi lancia un pallone contro la telecamera gli spacco la testa. Non pure il casco, quindi va bene. Chi vuole fare il panino? Oh, qui è bello il tempo, vedi? Sì, non con la nuvola sopra. È un po' bruttina. Ma il fatto che non piove, se mi mantiene così il tempo va bene, io sto bene. Deve spostarsi nella tua zona, tanto alla fine tutto il zone. Vabbè, non voglio voglio... una temperatura. Perché le piccole non vanno? Perché tutti i bambini stanno qua? Perché così fanno in bici, vanno su e giù, così a meno. Non ci sono altre cose, non andano di là. Ma perché abbiamo due bambini dietro al coglione da noi? Ha detto Elisir. Ah, oh, che bello, senti l'aria fresca. Non abbiamo una mascherina perché siamo da soli. Siamo qua da soli. Sono due bambini, ma sono solo due bambini, ma sono un metro da noi. Anzi, penso 5 metri. Però c'è una bomba. Però all'aperto, dai, cazzo, io non ce la faccio più a tenere mascherina. È vero, fanno su giù dalla collina. Mi lanciamo qualcosa. Hashtag non violenza sui bambini. Non violenza sui minori, sono su bambini. Chi sono loro là? I minori. No, sono i minori, i più minori. Ma io scherzo, non è che ho le... più o meno. Beh, prima volevi andare al parco del Valentino. Sì.
Voleva andare al Parco del Valentino, però poi era troppo tardi. No, peccato non avendo la macchina. Ma e vedi, tutti però tutti passano la polizia, non fa niente. No, sì. Ma qua è bello, è quello il punto. Passano, passano, se la polizia arriva alla bignaria, ma non fanno un caso. No, ci siamo fermati. Ci stanno fermando, no, non si no, stanno fermando. Hanno solo rallentato. Sì, penso che se tu starnuti a qualcuno ti fanno la morte. Starnutisci, Maria. Starnutisci a qualcuno, ovvio che può. Perché c'è veramente tanta gente, che bello. Sì, questa è l'aria di pioggia comunque. Non è proprio, non è un casino. Veramente l'aria. Voglio il sole però. Un po' di sole. I miei bambini qua dietro, bambine, sì. Voglio il sole. Voglio un po' di sole. È sparito. No, questi bimbi minchia non vengono qui perché li picchiano. Posso dare una testata a qualcuno? No, fa bimbi minchia. Ma io posso dare una testata? Perché devo venire qua a spostare il cazzo? Aspetta, mi verrò! Allora, cioè, descriviamo questi bambini. Aspetta, freddo. Come piace? Freddo. Allora, uno che fa il cazzotto e qua vengono anche i coglioni infatti lo so. Un po' quella perché allora... c'ho la felpa che pure mia non c'è una che ha la felpa secondo me ha qualcosa che non si può pronunciare c'è la lettera dico io un po' bella la felpa c'è la febbre un mondo di caldo perché c'è l'aria di pioggia però fa caldo quando smette l'aria c'è una cappa sì perché sta arrivando il sole vedi e pioggia c'è il sole poi ripasseggiamo dopo finite le gallette così ti alleni un po' ma ti scuole gallette hashtag facciamo fare le corse clandestina questa che clandestina non so parliamo delle corse ma io so snowboard cioè come si chiama quel snowboard è tipo lo snowboard quello con elettrico io voglio il monopattino donate i soldi per il monopattino a lui così contento o Tom cioè mia PayPal donate due monopattini almeno vale, usiamo uno ci marciamo insieme dai amore puoi pretendere dalla plebe il monopattino metto nella mia lista Amazon poi quella da lì ovviamente sto scherzando noi siamo nella lista Amazon ma credo che qualcuno ce la compra non c'è donate per il monopattino così poi vedrete al telegiornale morti ammazzati e scarrupati due ragazzi la bambina condivide con noi perché sembra è sparito il sole è arrivata che bello ma io non voglio la pioggia voglio solo che non ci sia il sole perché spocca le pietre piove ce l'andiamo è ovvio e questo video si interromperà perché ci sarà l'uragano è un po' venticello c'è cioè. Diciamo che i miei capelli iniziano a gocciolare un po' di rosso di colore si sì, dello colore bambine più nude di altro io vorrei capire le madri che le vestono sono nude che antemano che hanno le mutande e la camutiera poi mia figlia diventa una troia so come mai a 10 anni la vesti nuda guarda come cazzo camminano non spieghi no è quella è la cosa per fare gli addominali anche a delle bambine di 11 anni certo se fanno sport sì quelli invece fanno ridere dobbiamo fare le reaction tu si no, riprende i bambini e io faccio il video cioè lo camminano tipo così no perché muovendosi così sì ma si muove i tacchini guarda come si muovono no, se tu vai a vedere le corse sono così ma non così così sono come i primi si va i secondi fanno ridere vabbè lo fanno per penso prendere in giro e infatti se i secondi se lo prendono in giro i primi arrivano i... c'era? C'era un gabbiano. Vabbè. Poi alcuni hanno la mascherina, alcuni non ce l'hanno. Alcuni si attaccano a cazzo. Però, perché gli occhiali? Tanto... Tanta luce. Tanta luce. Ciao. Ah. Come si chiama Yuri? Ciao Yuri.
Così ah, che si allunga. Ma il mio col casco. Ma è nel protetto. Quello con la mazzata prima, perché è quello che fa bandare con la bici. È molto male infatti, questo bambino. Su quattro bambini, due hanno il casco. A me mio padre quando ero piccolo, se non quel casco mi ammazzava. Vedi, quella è la cosa giusta. Sì, ma... di quella è giusta. Ma quelli stanno dicendo, oh no, 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 no. Vedi che muovono anche il culo, si deve muovere il culo e le braccia. Gli altri che li seguono dietro stanno prendendo per il culo, secondo me. Ma scusa, quella c'ha... Quella tutta di nero, c'ha il burga oppure c'ha una... Non lo so, non so chiedendo anch'io, non so se è musulmana, poverina. Non lo so. Io ho pietà per lei, cioè, o se lo sta facendo apposta. Perché il capelli, sembra ce l'ha neri. Più la mascherina se nera. No, no, non è musulmana. No, no, no. No, ha i capelli neri. Con la mascherina nera. No, è dark. Tutta nera. Perché anche la tipa è tutta dark, non sono solo dark, sono delle persone che hanno problemi. Dici un ex dark, è quello che devi essere, guarda che bella la tipa con le tettone magra. Penso che c'è una tipa che avrà una terza, una quarta. Però se sei sportiva è bella una terza, non come la mia che è una quarta grassa. Questo mi sono aumentate non per rigore di logica, non mi preoccupo di questo. Non ti può camminare, andiamo ancora a correre come i tacchini. Non so perché non pensavo. Ma mi fai caldo. Ti faccio caldo. Yeah. Ah, dobbiamo ritirare i panni poi. Abbiamo due sciarpone. Hai rotto il cazzo. Beh dai, ma però ha una voce molto scurata. Sì, come mia sorella. E di solito... sta arrivando. Madonna mia, come si bella. A me come non ci... Mi chiamo Yuri. Yuri! Poi mia sorella è dispettosa, sto facendo apposta. Yuri! Sto facendo apposta, mi piace la bambina, è simpatica. Anche mia sorella faceva quando ero piccola. I bambini sono dispettosi. E mia sorella? Yuri! Cioè, i bambini sono delle teste grasse. Fanno più male i bambini che le persone normali. Non perché sono contro i bambini, anzi. Un giorno futuro vorrei un figlio. Se lo adotta. Però. Capisci? Comunque. Non capisci niente. Bravo Yuri. Sono con Yuri. Io sono a favore di Yuri. Che gli ha detto la bambina che non capisce niente. Mi sono la faccio quando ero piccola. Sara, Sara mi doveva chiamare, perché la volta gli ho lanciato la pigna in testa. Non ti ho tirato una pallonata, mica l'ho presa in pieno, non l'ho fatta apposta. Volevo solo lanciare la vicino. Mica è caduta giù. Da quella volta non mi ha più chiamato, però. Sì, stronzola. Ma che se la faccio la bambina, magari impara. Dai. Faccio la palla di gialla, vado a prenderla, che la tiro in testa. Vado a messerla una volta. Che una bella pallonata in testa. Forse per quello sono rincoglionita, forse. È anche vero che era piccola, prendeva le testate da sola, perché lei ha imparato a camminare prima di me. Comunque, io sto amando TikTok. Ci sono tanti. Ci sono tanti cagnolini piccoli. Io vedo solo gatti, vedo. Oh, io guarda, vedo solo cani. Ci sono altri, c'è uno corre. Io vedo cani. Perché camminano così? A me viene da ridere. Mi viene da ridere, non so se sono i miei capelli a volte o c'è qualcosa che mi porro Nicola addosso. No, non pensare a questo, che siamo al parco, può succedere di tutto, poi soprattutto il tuo colore è molto blu. Io sono molto blu. Io molto fluorescente. Questa bambina sta mai zitta. Peggio di me, peggio di me ce ne vuole, sì, sono andata all'Inps. Comunque si chiama Inps, lo chiamo sempre Inps. L'Inps. Poi gente pensa che vado sempre all'Inps. Dice, ma perché vai all'Inps? Per limosinare i soldi? No, vado all'Inps. Non è che sbaglio a dirlo. Lei vede tutti i gatti, io vedo tutti i cani. Quelli che mi piacciono a me. Ma nel mio TikTok, se tu lo apri, ci sono solo gatti. Allora, io vedo tutti i husky. Piccoli. Mia mamma apre, vedo appena nati. Insomma, non so perché abbiamo bellissimi. Una situazione strana.
Io la mappa vedo gente che si scarrupa. E poi penso, non lo posso avere in casa. Che tristezza. No, no, c'è la mia zoccola, se vuoi il cane. No, non te la frego. Mi hanno detto ieri in live, volevo vedere il cane. Hai visto? La mia zoccola. Andiamo a fare la pasta, già tanto durato abbastanza questo video, quanto è durato? 15 minuti, un quarto 18. D'ora e 20, dai, va bene, no? Salutiamo tutti i nostri amanti, ci vuole uno di voi in un video insieme amorevole, e poi torneremo a fare un altro video insieme, non so quale. Io sinceramente ho finito i video, non so che caso metto. Vedremo, possiamo fare qualche recensione, fare l'ASMR insieme. Nel mio canale facciamo l'ASMR insieme con te. Nel canale Gianni, tu fai Gianni, come ti chiami Gianni, scusi. E io la faccio quando sono Sara Semmer. Nell'altro sono sempre Sara Semmer, ma lo faccio con te. Capisco. È una cosa molto di... sempre lui Gianni Semmer, solo che c'è un cappello in testa. Solo che... se fosse un tuo nome c'era un aereo. Sono solo presa male. Comunque, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. E anche io adesso mi chiedo. Come cazzo è? Con... l'aereo, essendo che vede tutte le nuvole grigie, chi è dell'aeronautica? Scriva. Aeronautica, ma hanno i radar, vedono oltre le nuvole. Mi sa quante volte ho preso l'aereo, hanno dei radar particolari loro. Ciao. Comunque, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, così arrivo a 1500 iscritti, faccio lo speciale. E a lui, perché non è arrivato nemmeno a 1000. Ne aiutate il povero Cristo. Sono 870, no, 780. 87. Aiutatelo, poverino. Almeno... no, 87, 78. Appunto, aiutatelo, così arriva... quanto arrivi? 800. 800, poi troviamo altri 200 cristiani da affibbiarli. E comunque sono arrivata a 1000 followers, anzi 1100 followers quasi, su Instagram. Forse così facile anche su YouTube. Troppo non è così facile. Prima che però non demorderemo. Vabbè, questo video è durato abbastanza. Spero che si senta tutto. Poi si sentirà. Va bene, lo stesso. Alla prossima. Buon salve a tutti. Siete alla fine del video, scrivete hashtag bimbi minchia. Qual è? Diamo fuoco ai 2000. Vediamo fuoco ai 2000, dai. Hashtag bimbi minchia. O hashtag pioggia, scrivete quello che volete voi. Alla prossima. Andiamo a fare la copertina, amore. Ti fermo?